Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Contemplazione e servizio. Questa è la strada nostra della vita. Ognuno di noi pensi quanto tempo al giorno do a contemplare il mistero di Gesù. E poi, come lavoro? Lavoro tanto che sembra un'alienazione, o lavoro coerente alla mia fede? Lavoro come un servizio che viene dal Vangelo? Ci farà bene pensare questo.